Buonasera a tutti voi, bentornati al Convento del Carmine. Ci eravamo rivisti più o meno con la stessa formazione di organizzatori, la situazione della Romana, la situazione codici, il presidio Vittore Libera e l'organizzazione non governativa non estinti come tre. Ci eravamo visti, dicevamo, ad aprile per un incontro in cui si è parlato in maniera molto approfondita di usura, un fenomeno meno scommesso di quanto si possa pensare, che ha delle ricadute sicuramente di grande portata sull'economia del nostro territorio. Oggi parleremo di mafia e antimafia, ne parleremo con uno degli studiosi più preparati in materia, Umberto Santino, che è qui alla mia sinistra, direi di coglierlo con un applauso. Direttore del Centro di Documentazione Giuseppe Il Bastato, oltre che fondatore, Santino da decenni è uno dei militanti democratici più impegnati contro la mafia e più impegnati anche a descriverne le evoluzioni, le trasformazioni. È riconosciuto anche come uno dei massimi studiosi internazionali di questioni concernenti i poteri criminali. Tra i suoi libri ricordiamo La violenza programmata, Mafia e globalizzazione, La mafia interpretata e i due libri di cui parleremo prevalentemente nel pomeriggio di oggi, Don Vito Agnopra e Storia del movimento antimafia, dalla lotta di classe all'impegno civile. Non mi dilungo molto, giusto due parole per dire che alla base della discussione di oggi ci sarà un paradigma su cui poi si soffermerà in maniera più dettagliata Nino Continiano, qui alla mia sinistra, il paradigma della complessità, cioè uscire da quella convinzione secondo cui la mafia è qualcosa che appartiene soltanto ad alcune famiglie e l'antimafia è legata soltanto a pochi eroi, senza macchie e senza paura. In realtà tutto è qualcosa di molto più complesso, altrimenti non si spiegherebbe come la mafia continua a essere parte della nostra quotidianità e la rete di connivenze, la rete di interessi che continua a mantenere viva nel tempo con gli effetti che tutti noi conosciamo. Oltre a Nino Continiano, a cui sto per passare la parola, prendo parte a questo pomeriggio assieme a noi, Davide Piccione, che è il coordinatore del presidio Vittore Libera, e Massimo Pastore e Mariangela Isaia, che leggeranno poi alcuni brani tratti dai libri di Umberto Santino. Passo a questo punto la parola a Nino Continiano. Grazie Enzo, un grazie doveroso alle associazioni che hanno sponsorizzato l'iniziativa, e per loro e i presidenti e ai soci, ma anche all'ente Mostra che ha messo a disposizione i locali. Io ho ripreso contatto con Umberto sul fine dell'estate, se non sbaglio, quando a seguito della presentazione che abbiamo fatto del linguetico mafioso, cioè ci conosciamo dagli anni 70 insieme anche a Giovanni, cioè, il reincontro. Ma quando sono venuto in possesso dei quei libri che non dico la copra, e Storia del movimento antimafia aggiornato, questo libro, cioè nel leggere il testo, prima di tutto si legge e poi ho riletto l'altro, Don Vito Agnopra, cioè mi sono sorpreso di una cosa, di una coincidenza nel piacevole, fra l'altro. Perché contemporaneamente mi trovavo a leggere un altro libro di uno scrittore romano, Marco Palladini, dove si parlava del terzo millennio, Chi disturba i manovratori. Cioè, che cosa ho incontrato? Intanto la capacità di prendere posizione contro un elogio e un'osanna a nome di San Marco. La cosa è strana, perché di fronte agli elogi che sono stati deputati a questo personaggio, come scrittore, da Umberto Eco a Foucault e a dire a Romano Guperini, cioè dire mettersi nella posizione di chi
e anche con una capacità critica notevole da parte di Umberto Santino mi ha incoraggiato favorevolmente a presentare questo libro insieme all'altro. È una sfida chiaramente che riconosco un po' pesante da gestire in poco tempo, anche perché deve parlare Umberto, Davide deve dire la sua, i ragazzi devono leggere alcuni brani e abbiamo ristretto al massimo appunto per recuperare spazi. Che cosa viene fuori dalla lettura, a parte il contenzioso con Rinaldi e con Saviano, che troverete in appendice sulla questione dei termini della riapertura al processo, il processo impastato, che secondo una lettera di Saviano pubblicata su Repubblica dice che era avvenuta dopo l'entrata delle sale cinematografiche dei 100 passi, quando in realtà Umberto ha documentato storicamente che le iniziative sono, e le procedure contenziose, anche le sentenze tribunali sono andate in porto prima di quella famosa, di quella data che è dei 100 passi. Umberto ha chiamato a confronto sia Rinaldi, io non sto a dirvi in particolare, troverete un appendice libero, ma entrambi hanno aggredito Umberto, piuttosto non rifiutare di accettare l'incontro. Chiaramente Umberto Saviano, tra l'altro, non ha mai smentito le sue posizioni, né tantomeno è riuscito anche ad evitare le frecciate dure, polemiche, comiche e anche satiresche. Ecco, questo è l'aspetto della critica di Umberto che io ho apprezzato moltissimo, contro lo stereotipo, il senso comune che questo è diventato una star nelle mani di Umberto Luperini. Voi pensate che Giovanni Luperini dice che Saviano nella letteratura italiana rappresenta il nuovo intellettuale. È una epica neomoderna, un nuovo intellettuale che chiude con una parte della letteratura postmoderna. Non sto qui a dilungarmi in che senso è questa letteratura postmoderna fatta di citazioni, intertestualità, di ammucchiate, cose varie. Saviano rappresenterebbe addirittura il messia. E Marco Palladini dice: ma cioè, è un messia, è ossessionato dalla presenza della famosa come un male, Gomorra e testimonianze, è una chiave storica, una chiave allegorica, attenzione, Gomorra e Camorra. Cioè, dire per dire che la organizzazione criminale è da leggere nei termini della presenza di un male, e sia Luperini quando i Buminghi uno, che ha scritto questo documento nel 2008, sulla nuova epica, hanno considerato il Saviano come una rottura di questa letteratura postmoderna. Ma dice sì, è ossessionato, è un messia, è un male. Ma Marco Palladini dice: ma questo ha che cosa c'ha a che vedere con la scrittura letteraria? Con la scrittura letteraria non c'ha niente a che vedere. Per alcuni aspetti la posizione di Umberto Santino, quando viene a criticare il libro di Gomorra insieme all'altro libro, Don Vito, del figlio di Ciancellino, no? Come libri che si affidano alla parola, al consenso, all'immensimazione, al fascino, alla seduzione, Umberto Santino a un certo punto dice, prendendo in estrapolazione alcuni passi del libro di Gomorra, che l'io è talmente compio, è talmente carnale la sua scrittura viscerale, che poco ha a che fare con una ricerca seria, intellettuale e critica. E questo è l'aspetto. Cioè, dire, mi trovo un Umberto Santino a fare il critico letterario prendendo posizione contro un elogio pazzesco che si fa nei confronti di Cristo. E vedete, secondo me, io non
un po' leggo alcune di queste cose, lo spettacolo non è semplicemente quello che noi vediamo a volte già talk show, film, video sulla mafia, cioè tutta una serie di cose. E lo spettacolo si può fare anche con le parole, prevalentemente con le parole, lì dove le parole assumono questo tono viscerale che chiamano, sollecitano una visione emotiva immediata senza però mettere le pulci, come diceva Kafka, nel cervello del lettore. Kafka diceva: un libro che non mi dà cazzotti in testa non mi interessa, mi deve pungere e mi deve sbattere la testa. Cioè dire, non tanto un piacere seduttivo legato alle sensazioni che la scrittura mi può dare, quanto stimolare una ricerca, andare alle ragioni del perché, cosa vuole quest'opera, di dove invece sembra, no, più che sembra, è una testimonianza di Cumming, in cui il personaggio, l'io, come lo chiama, ipertrofico, gonfio del Saviano, si identifica l'autore con l'io, e l'io, questo io così gonfio, cionfio, viene prestato ad un noi collettivo, agli altri, senza però riuscire a poter fare una differenza e a prendere delle distanze. I Cumming dicono che la coscienza collettiva è come una media genica, e che il merito del libro di Saviano consiste nel fatto di essere un oggetto narrativo non identificabile. Sono documenti questi qua scritti, pubblicate poi dalla stessa editrice Naudi. L'espressione in inglese, io non riesco a, piuttosto che storpiare la lingua inglese, non lo faccio, faccio la traduzione italiana. Ha un successo perché è un oggetto narrativo non identificabile. Non si sa se è un libro, se è un romanzo, se è un reportage, se è un testo di narrativo, fa verso linguaggio. E su questo ora, come vedremo, ed anche la stessa conclusione di Umberto Santino, con la differenza che Umberto Santino ne rileva gli aspetti comici, gli aspetti di satira, di dove invece questo è visto come un fatto positivo. E allora attenzione alla lettura, a come descrive, per esempio, io vedo Mariangela a leggere il passo che ha a che fare con il rifiuto. I rifiuti di cui abbiamo anche visto una rappresentazione molto teatralizzante a tempo che fa, nella trasmissione di Fabio Fazio, no? E questo modo così perbolico e esagerato, viscerale, è proprio l'aspetto spettacolare della scrittura, che anziché sollecitare il pensiero, l'intelligenza, la distanza critica, è quella che invece ti chiede adesione incondizionata e critica. Ora, una posizione di un intellettuale nuovo, tra l'altro considerato come uno che riesce, insieme a tanti altri autori della letteratura italiana di questi primo decennio del millennio, come un nuovo intellettuale, è una cosa che io rifiuto, perché le scelte sono altre. Però è anche vero che la lingua, la letteratura, l'editoria è un'industria culturale, e così come crea gli oggetti, crea anche i soggetti per consumare i prodotti. Nel mirino delle casalinghe, nel mirino dell'industria, per esempio, non so, dei detersivi ci sono le donne, le nostre le madri, per altri prodotti ci sono altre, per l'industria culturale ci sono i libri, e sembra che i libri, cioè, che hanno a che fare con la criminalità, scritti in questa senza, tirano, cioè che ne fanno guadagnare, specialmente la fondatore, che è nelle mani ormai della banda, del gruppo, scusate, la parola più spontanea è sempre quella, e così via di seguito. Ora, io invito a leggere questi passi e la conclusione di Santino, anche perché per vedere anche la comicità, l'ironia, la satira che viene, e non è solo questo, lo esercita anche
questo aspetto della critica nell'esaminare, per esempio, la psicologia. Umberto dice che è venuto fuori un nuovo genere letterario, ne hanno fatto un ermeneutico come se fosse un testo sacro. Ecco, questi sono gli aspetti di satira che Umberto dedica quando esamina. E nel venire di questa satira ci sono anche personaggi come Cavendele, che ne hanno approfittato per fare un dizionario